La pensione è uno sforzo continuo e implacabile di creatività. Ho provato yoga, corsi di cucina, cura delle piante, anche corsi di mandarino. Credetemi, le ho provate tutte. Sento che c'è un vuoto nella mia vita e ho bisogno di riempirlo di corsa. Sono Ben Whitaker, ho un appuntamento con Miss Austin. Credevo vedessi il nuovo stagista. Sono io. Quanti anni hai? 70. Tu? 24. Lo so, dimostro di più. Questo lavoro invecchia, il che non aiuta nel tuo caso. Scusa. Salve, Jules. Sono Ben, il nuovo stagista. Meno male che anche tu lo trovi ridicolo. Come minimo. Non serve che tu ti vesti elegante. Sono più a mio agio così, se ok. Da che a scuola? Così mi si nota. Non ti serve un vestito per quello. Porta aperta o chiusa? Non importa. Aperta, in realtà, ti abituerai a me. Non vedo l'ora. Il mio stagista si dà da fare. Mister Simpatia? Lo adorano tutti. Eccola, sta arrivando. Ciao, Beck, come va? Sei proprio carina. Per quanto una può essere arrabbiata con te. Immagino che tu le abbia chiesto scusa. Le ho scritto una mail. Come oggetto ho scritto "mi dispiace" con tipo 2000 e, insomma, "mi dispiace" con una faccina triste dove lui piange. Gli investitori ritengono che una di navigato ti toglierà le castagne dal fuoco. Non l'avevo previsto. Cerca di fare la cosa giusta per tutti. L'azienda, la famiglia, la pressione è incredibile. Tu hai iniziato questo lavoro da sola un anno e mezzo fa e ora hai uno staff di 220 persone. Ricordati chi l'ha fatto. Ci siamo. La verità è che qualcosa in te mi fa sentire più calma, più centrata, ecco. E questo mi serve, ovviamente. Com'è che in una generazione gli uomini sono passati da Jack Nicholson e Harrison Ford a... Oh, mamma. Sono Fiona, massaggiatrice aziendale. Meno male che c'è ancora qualcuno della vecchia guardia. Che ne dici, Ben? Beh, direi che... Oh, mamma. Ecco, vieni. Non sei vecchio come pensavamo tutti.